Ciao ragazzacci, io sono il 125, siamo qui sulla Mercedes-Benz, la G65, la classe G è bellissima, AMG, questo qui vabbè, AMG chiamatelo come vi pare, del 2013, è bellissima, la classe G è la macchina, una delle macchine più belle in assoluto, ve l'ho già detto, a me piacciono le macchine che hanno i contorni squadrati, molto definiti, mi piacciono, quindi ho accorciato un po' le marce a questa macchina perché non riuscivo comunque a tenerla tantissimo, non riuscivo a tirarla alla velocità massima e quindi ho accorciato un po' le marce e vediamo se riusciamo a portarci a casa una garetta. Ho abbassato un po' la difficoltà perché non riesco più a vincere, non so che caspita è successo. Prima vincevo con l'80%, mai un problema l'80%, adesso 80% riesco. Scusi, non mi fa frenare lei. Vabbè che mo ti spingo fuori, ti spingo. Ho abbassato un po' la difficoltà, quindi niente, spero di riuscire a portarmela a casa. All'inizio pensavo, caspita, questa macchina è guidabile comunque, ragazzi, eh. Vi dico una cosa, questa macchina qui è veramente inguidabile. Non ti è, va subito in drift, che è una bellezza, ok? Io poi accelero, che è una meraviglia con questa macchina. C'ho delle marce cortissime, però va bello bello in drift, va. Comunque, la macchina è fantastica, neanche ve lo dico. Ve la faccio vedere, mo ve la faccio anche sentire, perché secondo me merita tantissimo questa macchina qui. A me la classe G, io sono salito su una classe G degli anni 80, degli anni 90. Era una classe G con l'impianto GPL, quindi va bene. Caspita, ho sbagliato marcia. Ok, guardate qui, è bellissima, è troppo bella, è troppo bella. A me piace tantissimo. Poi c'ha quell'aria, comando io, cioè quando tu vedi la classe G lo capisci che comanda lei. È troppo bellina, è troppo bellina. Per ruotare la visuale uso qui la manopolina, non lo so, l'ha configurata così il gioco e io uso quella. Non lo so, i tasti io li sto scoprendo pian piano insieme a voi, non li conosco tutti. Freniamo perché la frenata di queste macchine non è che proprio mi convince. Allora, qui un tagliettino ci sta. Mettiamo la terza perché non hai scalato la marcia che ti ho detto io. Ok, prima, seconda. Comunque sta macchina qui, beh, è troppo bella, è troppo bella. Non potevo giocare più, cioè la devo per forza portare alla vittoria, perché sta macchina qui merita tantissimo, merita. Ok, comunque mi ha spinto, non vorrei dire niente, ma mi ha spinto fuorissimo, mi ha spinto. Facciamoci il secondo giro, sto zitto così ve la faccio sentire un po'. Boh, non riesco più a vincere nessuna gara. Io sapete che faccio adesso? Questa gara qui, ok, la prossima gara me la faccio col gamepad. Voglio vedere che caspita è che non riesco più a vincere. Cioè, io vincevo tantissimo col gamepad. Ci ho giocato un sacco col gamepad, perché comunque Forza Motorsport tu ti metti là e te lo gusti. Oh caspita, è partita, te lo gusti proprio tantissimo. Però così non si può giocare, così le perdo tutte, le perdo. Ok, questo mi devo appoggiare un po'. Scusi per il fatto. Ma lei non è neanche fuori strada, scusi, che caspita ci fa in questa categoria? Lo vedi? Non mi fa più vincere niente, non mi fa più vincere. Cioè, o il gioco si sta arrabbiando perché uso il volante e lui non vuole forse. Dice, oh, non devi usare il volante. Mi faccia appoggiare. L'ho chiesto gentilmente di farmi appoggiare. Non le posso chiedere niente. Che cos'è che non funziona neanche questo? Guarda, non mi fa usare. Boh, non lo so ragazzi, che cosa è successo? Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un commento, mi piace, di iscrivervi al canale se è così iscritti, di condividere il video se potete e noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!